Salve a tutti ragazzi, qui la Green Production, io sono Eddie. Io sono Joseph. Oggi vi proporremo questo nuovo video che è uno squad builder della serie A. Vabbè, Eddie che ride da solo. Comunque, andiamo avanti. In porta prendiamo, abbiamo preso Andanovic. Sì, sì, dell'Inter. Dell'Inter, un giocatore molto forte. 83 di overall, anche se a noi lo non interessa manco più di tanto. 83 di overall. Overall, è 83. Sì, è 83. Ci troviamo, ok. Allora, partiamo subito dal costo. Il costo si gira attorno ai 1.000-1.500 crediti, anche se l'abbiamo presa 8.50 di compra ora, proprio fortunatamente. Sì. È molto alto, 1.93. Sì. Come dire, il presa 78, che è comunque abbastanza... No, bravo, sì, un buon portiere. Cioè, le 84. Potete vedere che le statistiche non sono proprio esaltanti, però noi lo riteniamo... È molto completo come portiere. Passiamo subito al difensore centrale. Ovviamente in alternativa ad Andanovic vi consigliamo Marchetti della Lazio. Sì, sì. Che è un portiere più o meno con caratteristiche analoghe, in quanto l'overall è uguale. Quindi, come difensore centrale siamo Ogbonna del Torino, italiano. Un difensore secondo noi il più forte della Serie A, supera anche Chiellini secondo noi. Sì. Perché Chiellini... compra ora, prendetelo al massimo col 4-1-2-1, che è il modulo più costoso, prendetelo massimo 5.000. Sì, ma anche di meno. Sì, sì, dipende il periodo in cui si compra. Sì, perché in questo momento i prezzi sono abbassati davvero tanto. Sono abbassati, davvero. Comunque sono in continua oscillazione. Ma in questi periodi di solito si abbassano sempre, quindi penso che non saliranno più. Allora, quindi 80 di velocità, davvero una velocità spettacolare. 80 di testa, anche se per me è molto buggato. Sì. Perché ne dimostra ovviamente... è in confronto al giocatore che è a fianco, perché se per esempio ha Insigne a fianco, che è alto 1,60, quanto è alto, di testa ovviamente sembrerà 98. Sì, dipende dai compagni di reparto. Sì, comunque quanto è di offensiva? Vai in attacco, va alta? No, media mi sembra, o media o bassa, quindi comunque... Comunque, rispetto a, come dire, a fianco Ogbonna vi consigliamo Samuel. Sì, perché Ogbonna è già veloce. È inutile prendere Chiellini, a parte che Chiellini la figurina è sbagliata, porta velocità 80, ma in realtà se andate a vedere nel bio, tiene velocità scatto e c'è una reazione di 78, quindi in realtà è un 78 di velocità, che comunque non è male, però... Comunque fa la differenza alla fine. Perché Ogbonna è 80, e 80 e basta. Abbiamo preso Samuel, quindi stiamo dicendo come compagno di reparto di Ogbonna, perché non è molto veloce, infatti potete vedere che ha una velocità di 61, però comunque in difesa è onnipresente. A 87 di difesa, mi sembra pure giusto. Il costo massimo, proprio massimo 5.000 di compra ora. Col 4-1-2. Sì. No, col 4-1-2 forse pure una cosa in più, però. Sì. Comunque, sono giocatori... difensore. Abbiamo deciso, per la difesa abbiamo optato per un costo abbastanza basso. Passiamo al terzino destro, che... italiano del Milan, è Abate. Abate è un difensore... Abate poi in generale non piace molto alle persone. No, non pare. Velocità 93, anche se personalmente non l'ho mai provato. L'hai provato tu? L'ho provato io, sì, no, è forte. Poi un tiro di 65, che è molto. Quando David Luiz fa certe botte da distanza all'inizio, a me segnò da 40 metri. Cioè segnò poco tempo fa, segnò da 40 metri. All'inizio stava attorno ai 17.000, 20.000. Col 4-1-2 stava pure 22.000 all'inizio. Sì, abbiamo preso 10.000, che è comunque un buon prezzo ed è uno tra i più bassi. Abbiamo preso un 47 contratti, sì. E vabbè, comunque il bio parla da sé. Sì. L'altro terzino abbiamo deciso di prendere... Scusateci per questa cosa un po'... Metti terzino destro, perché sennò non ci troviamo. Ah, giusto, perché è un terzino destro. Infatti, scusateci di questa cosa un po' rubata che abbiamo fatto. Terzino destro, che in realtà è sinistro, e Pisano. Allora, Pisano del partiamo subito Cagliari. Dal presupposto che Pisano non prendetelo mai a compra ora, perché ve lo vedranno attorno ai 10.000, 8.000. Però noi l'abbiamo preso, abbiamo visto, c'erano due a fianco, uno aveva l'offerta di 6.000, invece quello abbiamo preso noi, abbiamo visto un'offerta di 3.500 e vedete, siamo riusciti a prenderlo, a strapparglielo così. Anche perché non è un giocatore molto richiesto, però in realtà è veramente forte. Forte, anche in difesa è molto presente. Sì, io non me l'aspettavo quando l'ho preso la prima volta, mi ha stupito su questo. Beh, potete vedere la velocità di 92, poi le statistiche non sono molto alte in quanto è un giocatore d'argento, però ve lo consiglio davvero, molto forte. In alternativa ci sono i soliti Nagatomo e Jonathan Armero. O Jonathan. O Jonathan terzino adesso, sì, esattamente. O Caceres anche terzino destro, Luke Steiner. Sì, vabbè, sì. C'è un sacco di gente. Comunque, centrocampisti centrali abbiamo preso Vidal e Guarin. Quindi mettiamo Vidal
Vidal di Trojovinco, sì. E, allora, Vidal è un giocatore molto difensivo della Juve, infatti ha difeso 82, che per un centrocampista centrale, in realtà parte la figurina parte CDC, centrocampista difensivo centrale. Il modificatore costa un po', lo sappiamo, sì, sui 2.000-3.000, infatti abbiamo pagato 6.000. Allora, vabbè, partiamo dal presupposto che ha un buon tiro, 66. Un giocatore buon tiro, veramente buon tiro. Fortissimo. Buon tiro. Velocità 80. Che per un centrocampista centrale è sufficiente. Mostruoso. Più che sufficiente. Velocità 80, dribbling 82, tiro 76. Passaggio 81. Per una figurina molto. 76 è tantissimo. È una figurina sempre tra il 72 e l'82, quindi una figurina molto omogenea. Quindi perciò risulta veramente, veramente buggato. Sì, anche il passaggio è molto preciso. Poi numero niente male. 84, rispettabile. Sì. Come invece centrocampista centrale. Guarin. Centrale. No, mettiamo. No, no, Guarini perché Boateng sulla destra, un po' più sulla fascia. Però abbiamo quell'altro di là. No. Quindi abbiamo Guarini nel centrocampista centrale, perché in realtà è più lento dei nostri centrocampisti centrali. E noi lo riteniamo davvero forte. Ovviamente la disposizione sta a voi. Sì, sì. E, vabbè, velocità 75, anche se in recupero è davvero bravissimo. Poi c'è quello if, come vedete dai miei crediti lo potevo tranquillamente prendere, però. Dipende da voi. Sembra un po' uno spreco alla fine. Dipende da voi poi. Poi vabbè, tiro 80, quindi ottimo tiro. Passaggio 81, quindi buono. Difesa non male, difesa non male. Cercate sempre di prendere difensori che abbiano centrocampisti, scusate, che abbiano un buon passaggio, perché ovviamente i centrocampisti sono quelli che devono passare agli attaccanti, che sì, poi devono segnare. Sì, sì. Quindi fate caso più che altro non a loro, pensate più alle caratteristiche che vi interessano. Quindi passiamo al centrocampista centrale destro, che è un COC. Sì. E Boateng. Boateng è davvero mostruoso quest'anno rispetto all'anno scorso. Molto più forte. Molto aumentato, molto upgradato. E qui iniziamo già a parlare delle varie mosse abilità. È un giocatore con 4 di piede debole e 4 di mosse abilità. L'abbiamo pagato 20.250. Il prezzo comunque si aggira attorno ai sì, 20.000-25.000. Sì, tra 20 e 25.000. Con questo modulo. E, una buona altezza di 1,85 per il centrocampista centrale. Sì, velocità sempre velocità attorno 80. Però ne dimostrati più, visto che è il dribbling 86. Dribbling 86, quindi tiro 82, maggiore controllo di palla. Tiro 82, anche mamma mia. Difesa per essere un COC, difesa 77 è davvero fortissimo. È mostruoso. Passaggio testa 79, testa 83. Lo riteniamo un giocatore davvero davvero forte. Passiamo quindi. Vabbè, come alternative centrocampisti, poi vabbè, c'è Cassano. Che lo dati a COC e a volte si dura pure poco il modificatore. Sì, comunque Cassano è molto forte perché ha un. Sembra Coutinho. Velocità 68, però sembra quasi 82, 83. No, sì. 77, va. Ma per non dire stupidaggini. Per Cassano. Anche Nocerino è forte, vedete. Anche Nocerino. Cassano, questo perché? Perché ha un dribbling di 90, quindi il controllo palla. Passaggio 88 addirittura. Il controllo palla aumenterà molto anche la velocità con cui gioca. Che altro c'era? Vabbè, Marchisio anche. Vabbè, Marchisio, sì, se vi piace, sì, perché comunque velocità 80, dribbling 84, siamo lì con le caratteristiche. Sì. Allora, come ATD non ci sono proprio uguali. Palacio. Come rapporto qualità-prezzo. Ed è Palacio. Dell'Inter, argentino. Palacio è argentino, abbiamo avuto un suo contratto, vabbè. Vabbè. Abbiamo pagato 1.500, quindi si attorno. Sì, il prezzo tra 1.000 e 1.500, allora, lui parte a TD, quindi. Già, non ha bisogno di modificatori con questo modulo che abbiamo scelto. Sì, e un altro problema è che se volete comprarlo, che ne so, nel 4-1-2-1-2 o nel 4-5-1 o in tutti 4, i moduli 4, 1, che 4, richiedono, 4, 4, 2, che richiedono esterno un esterno destro, il prezzo ovviamente aumenterà un infatti balzo. Esterno destro costa 3.500 crediti, non eccessivamente tanto, però dipende ovviamente anche se sta, che ne so, con 4-1-2 sta attorno ai 7.000. con 4-1-2 alla fine è una stupidaggine venderlo 10.000-9.000, perché uno solo compra 3.500 esterno destro, gli mette il modificatore che adesso sta a 4.500 massimo è 7.500-8.000. E vabbè, comunque velocità 88, tiro 71, no, tiro 81. 81, scusa. Tiro 81, passaggio 78, dribbling 86, quindi parla da sé la figurina. 4 stelle di abilità, pensiamo che sia uno del mio ATD. Se no, in alternativa c'è la Mila della Roma, che è 5 mosse abilità. L'unico giocatore della Serie A ad avere 5 mosse abilità insieme a Robinho. Giusto. Quindi, attaccante. No, passiamo all'altro ATS, sì. Altro ATS, usiamo Giovinco della Juve, italiano.
mostruoso, cioè, velocità mostruosa. Quando io, quando ce l'ho contro, mi viene da piangere quasi per quanto corre. L'unico difetto di Giovinco è che l'anno scorso aveva 5 mosse abilità. 5, sì. Adesso ce n'ha solamente 3. Vabbè, solamente. Non è male. Comunque, velocità e dribbling 92. Parlando, sì. Mamma mia. Il tiro, io quando ce l'avevo, a me piaceva un sacco il tiro di Giovinco, perché a 78 non è poco. Cioè, il tiro. Anche il passaggio molto buono. E vabbè, difesa e testa per un ATS non servono manco. Anche perché è alto 1,64. Comunque, volevo specificare una cosa: nei moduli in cui sta l'ATS e l'ATD, quelli ATS e ATD fungono da attaccanti proprio. Giocano molto sotto la porta. Sì, perché non sono altro che poi degli AT che prendono il ruolo di attaccante destro, attaccante sinistro per differenziare dall'ATT. Infatti, quando io avevo il 4-3-1 con Robben, in pratica Robben mi faceva più gol dell'ATT in poche a volte. Questo. Come ATT, ovviamente, abbiamo scelto. Spero che stiate pensando a Muriel. Allora, Muriel è secondo noi l'attaccante più forte in assoluto del gioco. Del gioco fino ad ora. Perché a me piace vari giocatori in forma, eccetera, eccetera. Comunque, passiamo al bio. Quindi, allora, velocità 91. Ed è la mostruoso. Dimostra tipo 94-95. Sì, sì. Dribbling 87. Ottimo. È instancabile il tiro. Il tiro perché 76? Per quello fa certe botte. Sembra quasi 83-84. Fortissimo. Mamma mia. E, di testa non è male quando metti cross. Non è proprio male. Non è male, non è male. 4 sei d'abilità, 4 di piede debole. Molto, molto forte. Secondo me è meglio anche di Messi. Io ho provato una volta un giocatore singolo a mettere Muriel e Messi in attacco. Anche l'altezza non è tanto male, non è 78. Un giocatore singolo poi mette questi Messi e Muriel in attacco. E Muriel ha fatto più gol di Messi. Cioè, vabbè, ma il giocatore singolo è diverso. Beh, vabbè, speriamo che vi esca Messi, così potrete fare il confronto. Allora, questa è la squadra. Diciamoci un bel allenatore. E con un allenatore? Senatori. Allenatore qualunque. Buttacene uno. Ecco qua. Arriva in testa 100 senza problemi. Sì. Il costo si aggira attorno. Facciamo un attimo un calcolo. Quindi, 800. 1000, va? Fai 1000, va. 1000 più 2000. 2000 si trova. 3000. 3000, 10.000, 13.000, 13.000 e... 2.000, va, fai 2.000. 13.000, 2.000, 15.000. 15.000 e... Contatelo 5.000 perché veramente è poco. 20.000. Quindi 20.000, 20... Facciamo... 25.000. 25.000, sì. 27.000. 27.000, sì. 47.000. 47.000. Palacio su 1.000... Facciamo si 2.000, trova, 49.000, va, si trova. Sì, sì. Tranquillamente. 49.000, 50.000. Muriel, non vi preoccupate. 50.000, questo dipende. Vabbè, però 5.000 sì. Vabbè, comunque... 55.000 crediti si con trova. Con questo modulo è tutto, la squadra 55.000 crediti sarà tutta vostra. Quindi ci vediamo al prossimo video, che non sappiamo cosa sarà, pensiamo una partita sempre col mio account. Che quella partita che vi abbiamo promesso nel video precedente. Sì, la posteremo. Sì. Ovviamente, vabbè, auguri di buon Natale in ritardo. Scusate. Non abbiamo fatto gli auguri il 24. Il 23 facciamo il video. Abbiamo postato il 24 però. No, il 23, il 23 era. Caricato il 23 dicembre l'ultimo video. Ma vabbè, comunque, auguri di buon Natale. E ci vediamo quindi al prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao.